stepore dei ceri accesi che rendono viva la statua di San Nicola, il brusio della preghiera che si mescola al fiato di centinaia di fedeli ed il gelo dell'alba, attutito dal calore della fede e della cioccolata calda. Si ripete così, immutata nel tempo, una tradizione che piace proprio a tutti, quella dei festeggiamenti in onore di San Nicola nel giorno a lui dedicato. Oggi in tanti giungono da Bari e da provincia per assistere alla suggestiva messa del mattino. Silenziosi nel buio dell'alba, i devoti del Santo di Mira hanno gremito la basilica per assistere alla celebrazione del priore Padre Lorusso. Con lo stesso slancio, tanta gente ha lasciato la sua preghiera sulla tomba di San Nicola, mentre le giovani donne in cerca di marito hanno accarezzato il marmo freddo della colonna della cripta, nella speranza di coronare il loro sogno d'amore. Dopo la messa, il piazzale della basilica si è acceso con le torce dei corridori, che anche quest'anno hanno dato vita alla consueta marcia nicolaiana. Subito dopo, bar e punti di ristoro si sono riempiti di fedeli che si sono rifocillati con cioccolata calda e savoiardi o sgagliozze fritte in base al gusto personale. Nel corso della giornata si susseguiranno celebrazioni religiose in onore di San Nicola.